Ecco le immagini della partita. Il primo brivido della gara lo procura un malinteso tra i difensori bianconeri, con Cucureddu che passa malamente la palla a Zoff, ma sbaglia mira e mette in angolo. Al 12° Benetti libera Beneverza, il cui secco tiro è deviato con il corpo da cacciatori. Poco dopo un violento destro di Benetti non è trattenuto dal portiere laziale e Manfredonia mette in angolo. 20° sugli sviluppi di un'azione di Gentile, Cacciatori respinge come può e sul colpo di testa conclusivo di Verza balza come un acrobata deviando in angolo. Al 25°, dopo uno spunto di Causio, il migliore tra i bianconeri insieme a Benetti, c'è una mischia furibonda sotto la rete della Lazio. Ma nessun bianconero riesce ad infilare la palla in porta e Ammoniaci mette in angolo. Sul quale c'è questo stacco di Bettega che mette di poco sulla traversa. 2 minuti appresso su cross di Gentile, ancora Bettega devia verso la rete, ma c'entra il palo. 44°, corner di Causio, Cacciatori mette fuori area, violento tiro al volo di Benetti, deviato dal braccio di Martini e palla in rete nonostante il tentativo finale di Wilson. Al terzo della ripresa in evidenza Giordano che batte una punizione, riprende il pallone e impegna Zoff in una difficile deviazione. Pareggio al 14°, così lo ha visto Cucureddu. È arrivato un cross che è partito da Nicoli. Io mi trovavo davanti a Giordano e dietro si trovava Cabrini che ha cercato il rinvio e malamente, sfortunatamente, così l'ha colpita male e l'ha messo i piedi di Giordano che non ha avuto così difficoltà a metterla dentro. Boniperti impreca Asceso in ansia. La Juve subisce la sventola e perde la bussola. Giocano come smarriti i bianconeri che non trovano più i collegamenti e sbagliano tutto quello che non dovrebbero sbagliare. Al 28° escono Gentile per Boninsegna e Martini per Tassotti. Al 36° c'è questo spunto di Agostinelli, il cui tiro violento esce a fil di montante. 2 minuti dopo Boninsegna viene espulso per aver reagito ad un intervento di Manfredonia. E sul finire il rocambolesco autogol di Pighin su punizione di Causio che porta 2 punti alla Juve e tanta rabbia alla Lazio.